visto che non abbiamo tantissimo tempo, è l'occasione di fare, come dire, una mitragliata di osservazioni, domande, però vi chiedo di non fare degli analisi, cioè magari se avete la sintesi di questa analisi li accettiamo, ma non proprio perché abbiamo bisogno di sentire anche dinamismo vostro e vedere un po', ascoltarci tutti. Grazie. Sì, sono Alessandro Sgambati, presidente di un piccolo club di turisti triestini che abbiamo ricostituito 3 anni fa. E, io vedo delle cose, intanto chiedo scusa, spero di non offendere nessuno, ma mi sembra che qua in questa città si parli sempre di tante cose senza dire in fin dei conti quella che è la verità, o quella che poi sbaglio io, è la mia verità, diciamo, o per un po' di noi forse è la verità, ecco. Sicuramente non può essere per tutti. È stato detto di nostalgia, è stato parlato di nostalgia. Noi abbiamo fatto da 3 anni, organizzato la celebrazione di Maria Teresa, abbiamo fatto commemorazione dell'istituzione del Porto Franco il 18 marzo del 1719, no? Quindi fa poco, avevamo 300 anni, quest'anno ci apprestiamo a commemorare i 300 anni. Va del dunque, faccia sì, il suo intervento, evitiamo le premesse, perché se no sì, altra gente vuole intervenire. Sì, ecco, lo facciamo non perché ci piace Maria Teresa o Carlo VI, eccetera, eccetera, ma perché proprio tentiamo di vedere se è possibile analizzare bene il fenomeno che ha fatto crescere Trieste da 6.000 abitanti e portarla a 250.000, 300.000, quello che è, insomma, cambiarla di un grande ordine di grandezza e vedere fondamentalmente se questo modello è riproponibile. Ci sono scrittori, storici, analisti economici che già nel 1912 hanno capito qual è la natura di Trieste, a che cosa è dovuta la crescita di Trieste, quindi al legame con il centro Europa, e poi hanno detto anche magari che ogni volta che c'è un confine da Trieste e Venezia, Trieste prospera, mentre quando questo confine non c'è, purtroppo Trieste va in fallimento, diciamo. E quindi c'è in tre parole, sì, così in tre parole. Cioè rivedere la propria storia. Quindi io penso che le cose siano cambiate a Trieste un po' anche perché 7.000 sono andati in giro in città scrivendo Trieste non Italia. Sarà stato evidentemente un peso relativo, comunque gli effetti si sono visti. Quello che volevo invitare, no? Ci sono molti discorsi di sinergie tra parte economica, portuale, scientifica, eccetera, eccetera. Considerando che abbiamo trattato di pace che viene applicato un po' come si vuole. Sì, 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 sta arrivando. No, non doveva arrivare, già Abbiamo un Porto Franco internazionale, quindi l'integrazione può essere fatta oltre che con la penisola italiana, anche con quello che è il retroterra naturale di Trieste, cioè il modello col quale Trieste è cresciuta. Ora possiamo regalare un pezzo del Porto Franco alla Germania o al Belgio o alla Cecchia o all'Ungheria? Ecco, questa è la domanda. Io vengo da Milano, a Milano c'è grande nostalgia asburgica, però hanno dovuto reinventarsi, non è? Degli Asburgo non ce la frega proprio. Buonasera a tutti, William Stanz. Mi sembra che emerge dalle relazioni dei partecipanti a questa tavola rotonda un problema di fondo che non è affrontato sufficientemente in questo momento nel territorio triestino. Io penso che c'è un deficit di governance, c'è stata una riforma delle autonomie locali e in contemporanea il mondo economico però si è strutturato in maniera diversa. Noi abbiamo ormai un'autorità portuale che abbraccia un territorio che è sovracomunale, non sarà più il comune di Trieste solo, ma ci sarà anche il comune di Monfalcone, o domani anche Porto Nogaro. L'associazione industriale si è data un'unione che riguarda tutte le province giuliane, Gorizia e Trieste,
e le camere di commercio, diventate la camera di commercio di Trieste e Gorizia. Con chi parlano queste entità territoriali? Con le UTI, che sono enti non elettivi? Con 23 comuni dell'ex provincia di Trieste e con 6 comuni della ex provincia di Trieste? Ma c'è un problema di governo. Qualcuno porta avanti il discorso dell'area metropolitana. C'è stato un tentativo intelligente che riconduce questo territorio a una sua storia, che è il GECT, che è il Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale, che non si sa che fine ha fatto, e che potrebbe essere quella la spinta per partire da bisogni e sistemi condivisi per dare visione a un nuovo organismo di governance. Io penso che la politica è in deficit rispetto all'evoluzione economica. Se non recuperiamo questo gap, quindi trovare un peso del governo dell'area vasta che dignitosamente e con dignità politica si confronta con le novità del mondo economico che tende a fare rete e sistema, non andiamo da nessuna parte. E quindi la palla deve tornare ai politici per capire se fin la riforma fatta fin da oggi ha ancora piedi per terra per poter camminare e interloquire in maniera sufficientemente autorevole con queste nuove realtà economiche.